Amici amici della Palamano, buonasera, bentornati in diretta dal Palattacca di Cassano Magnago, pronti a vivere un'altra giornata di Palamano, per la precisione la 20ª giornata, o meglio la 7ª di ritorno della Serie A Beretta maschile questa sera. Protagoniste sul campo abbiamo la squadra di casa in classica divisa Amaranto, il Cassano Magnago, ospiti la Palamano Secchia Rubiera. Presentiamo subito la crew della serata, perché abbiamo alla telecamera il buon Severino Bassanese e poi alla console musicale la mitica zia Monica Battaglia, alla console tecnica l'inossidabile sempre presente Davide Bianchi e qua in voce, pronti a raccontarvi le emozioni per questa serata, Luca Basile e Cristiano Baggio, che vado ad introdurre. Ciao. Buonasera, buonasera, bentrovati, la buona Palamano, lo diciamo sempre alla fine, stasera magari diciamo buona Palamano a tutti, giusto per cominciare. Buonasera, bentrovati, siamo a Cassano al Palattacca, qua a breve inizieranno le ostilità tra Cassano Magnago e Rubiera. Poi, mi sono dimenticato in maniera colpevole, ma è giusto citarlo, abbiamo anche allo score il mitico Silvano Lonardo. Eh sì, assolutamente. Pronto a fornirci tutti i numeri. Lui è uno che dà i numeri, diciamo. Sì, dai numeri. Allora, è una crew di una certa rilevanza, insomma, ben 5-6 persone per gestire tutte le tecnologie e per darvi il massimo anche questa sera. Le squadre nel frattempo si stanno preparando, scambio di 5... tra dirigenti, giocatori, si stanno predisponendo lungo la linea laterale per effettuare l'ingresso e iniziare così la partita. Tanto ricordiamo, arbitri di questo incontro saranno i signori Davide Schiavone e Luca Nicolella, e andiamo, nel frattempo che le squadre appunto stanno per entrare in campo, andiamo a leggervi le classifiche e il programma di questa 7ª giornata di ritorno, che vede alcune partite già disputate, alcune si stanno disputando, il Cassano Magnago, quindi ricordiamo il programma completo. Alle 16:30 si è giocata Albatro Bozen con la vittoria del Bolzano, mi dicevi. Sì. Poi alle 18 è cominciata Conversano Carpi, alle 18:30 sta per iniziare Cassano Magnago Palamano Rubiera, alle 19 in contemporanea Alperia Merano e Junior Fasano e poi Brixen Pressano, e a chiudere alle ore 20 Sassari Trieste. Questo è il programma della 7ª giornata, 20ª globale, e adesso andiamo a leggervi velocemente anche la classifica, sempre al netto di alcune partite sono da recuperare. Il mercoledì ci sono stati un po' di recuperi, quindi la classifica si sta ricomponendo nella sua interezza, tenendo anche conto che essendo squadre dispari una a turno riposa, quindi la classifica sarà completa solo al termine del giorno di ritorno, però insomma diciamo inizia a prendere una fisionomia un po' più reale, qualche partita da recuperare, ma bene o male ne mancano pochissime ormai. Quindi leggiamo con Junior Fasano in testa con 31 punti, Pressano 27, Conversano 26, Ramon Sassari 25, Brixen 22, Peria Merano 20, Bozen 17, Spare Repan e Cassano Magnago 13, Trieste 12, Carpi 9, Secchia Rubiera 5 e Team Network Arbatro 2. Quindi Repan con il recupero in fase settimanale ha raggiunto il Cassano al quintultimo posto, o guardando dall'alto sono al 8° a pari merito. Però quante informazioni, intanto qui si stanno preparando, sono già in campo le due formazioni. Intanto vediamo in panchina questa sera anche Paride Magnoni, che salutiamo. Dicevo, Luca, vediamo in panchina questa sera buon Magnoni anche, Paride, che ai tempi lo chiamavamo Bomba, adesso quando ascolterà il commento, quando eravamo ragazzini. Tanto scambio di 5 tra i ragazzi in maglia amaranto e bianca, mentre per i ragazzi in maglia blu a centrocampo, pronti per iniziare, si attende l'ok del tavolo e quindi il fischio d'inizio da parte dei direttori di gara. Ricordiamo Schiavone e Nicolella. Poi quest'oggi abbiamo anche un commissario detto agli arbitri sulla panchina chilometristi, poi magari nell'intervallo recuperiamo anche il nome del commissario, è giusto citare anche lui fa parte del gioco. Però nel frattempo sono cominciate le ostilità, primo possesso palla per il Rubiera con maglia blu, inserti rossi, Cassano maglia amaranto versione chiara, quindi quella con gli inserti bianchi. Vabbè, intanto vediamo difesa molto molto alta per il Cassano,
palla quasi Oleari, per, no, palla persa, sì. Contropiede per Ivan Salvati che viene disturbato. Vediamo cosa deciderà l'arbitro. C'è già due minuti diretto, perché ha ostacolato l'uomo, è un tiro dai 7, quindi non per aveva il capito. Numero 5 va subito Mazza a presentarsi alla un linea di 7 metri, quindi sì. Numero 5 si tratta del lettone Baversakov. Tutto pronto e va subito fortissimo Mazza con questo tiro dai 7 metri, 1-0 per Cassano, quindi parte bene la difesa del Cassano. Lui era già pronto per la seconda azione offensiva, tanto entra numero 30 per il Rubiera, Bonassi. Andiamo a recuperare il roster iniziale, quindi abbiamo dall'ala sinistra col 13 Roberto Bartoli, col 10 terzino Oleari, col 30 centrale Bonassi, col 55 terzino destro Robertino Pagano, con la destra Andrea Santilli che poi in questa fase di inferiorità numerica si alterna con Vuljavac, l'estremo difensore numero 31. Va a tirare da una posizione decisamente difficile, comunque nei 6 metri fa bene la guardia Nicolò Riva. E Cassano che si riversa subito nella metà campo del Rubiera. È andato a tiro con numero 4, il pivot, Luca Bortolotti. Cassano risponde con Decio, Salvati, Lazzari, Mazza e sull'area sinistra vediamo Visentin, Dorio pivot e in porta Nicolò Riva. Rientrante Lazzari dopo l'assenza di sabato scorso. Eccolo qua, si presenta Visentin davanti al portiere e va a segno, 2-0 per il Cassano. Cassano, buon inizio di partita, chiedeva a Colez di essere determinati e concentrati fin dal primo istante. Per ora i ragazzi hanno ascoltato questa raccomandazione. Attacca Rubiera, risale l'ala, finta parte di Pagano, poi scarica ancora il pivot, nel frattempo sta per recuperare l'uomo in meno, quindi rientra il giocatore che era fuori 2 minuti. Intanto fallo in attacco, sfondamento, travolto Decio nel tentativo di liberarsi, lamenta innocenza, sì. Del tipo alza le mani, dice ma veramente io non ho fatto nulla. Eccoci però qua. Non la pensa così, quindi fallo in attacco assegnato a Bartoli che restituisce il pallone a Cassano. 2-0 Cassano che attacca, Cippo che dà istruzioni e infatti Mazza comincia a muoversi. Prende la palla, c'è un po' di confusione ma riesce a trattenere la palla, Cippo va a tirare, non fischia nulla l'arbitro per cui nulla di fatto, Rubiera seconda fase veloce. Infrazione di passi. Già qualche pallone perso in avanti per il Rubiera. Anche in questo caso si lamentava il Baversakov dicendo all'arbitro che secondo lui ne ha fatti solo 3, poi aveva scaricato il pallone, però non è dello stesso avviso la coppia arbitrale, no, quindi terzo pallone consecutivo perso in attacco senza arrivare alla conclusione. Vediamo Luca Galluccio in panchina, già dubbioso su questa, ha elevato il numero di palle perse in attacco sui ragazzi. Per Decio che si fa parare da Vuljavac, l'ha liberato bene, ma bella la risposta dell'estremo difensore ucraino. In forza la palamano Rubiera. Ora Cassano riprende la sua trama. Mazza prova a liberarsi al tiro, viene fermato, si riprenderà con un 9 metri. Chiama schema Lazzari, taglia doppio pivot Salvati, arriva Mazza, attenzione siamo sotto passivo, ancora un tiro. Sì. Viene fermato bene Mazza. Poi è spostata di contropiede per Bartoli che va a realizzare la prima rete per gli ospiti. 2-1, diciamo che gli ultimi 3 attacchi del Cassano non sono stati per niente
convincenti. Giro di palla con movimento, ma alla fine c'è stata poco incisivo, ecco. Ancora Lazzari a organizzare il gioco. Risale Visentin, ma chiude bene la guardia, la difesa. Lazzari, poi Lazzari lo stesso va. Si libera per il tiro, ma viene disturbato falosamente. Poi il tiro controllato da Vuljavac, ma ovviamente si riprenderà con 9 metri. Mazza al centro, e le istruzioni. Sale Vise, ma viene sempre bloccato dal suo diretto avversario. Ivani. Oh, buono per Decio. Ancora una volta però Vuljavac neutralizza e poi prova Visentini. Ci abbiamo provato in tutti i modi, ma... Sì, diciamo che la palla sembrava buona per Salvati, ma è partito con un attimo di ritardo. Viene fermato, attenzione dal fischio, c'è un 2 minuti. 2 minuti allo stesso Visentin che si è opposto a Pagano. Nel replay, cioè nella diretta che è leggermente in ritardo. Vi riesco magari a vedere di che si è trattato. Opportunità del 2-2. Tanto è Babersakov. Che va a realizzare. Tanto diciamo che il nome giusto è Babersakov, perché era sbagliato come l'ha riportato sull'elenco ufficiale di gara, ma anche dal Rooster sembrava ci fosse qualche lettera di troppo. Quindi Babersakov la pronuncia esatta. Due pari, 6 minuti e 20 secondi del primo tempo. Cassano che attacca, ancora Mazza al centro, ancora incrocio, cambia posto con Cipo. Cassano che era partito bene con il 2-0, ora però non segna da qualche minuto, deve trovare soluzioni offensive. Viene fermato Mazza con un colpo al volto, involontario, però ovviamente si va sempre per difendere sul corpo, ma è facile che gli arti vengano deviati. Sicuramente non c'è la volontarietà, ma il risultato è stato. Quindi secondo 2 minuti a carico del Rubiera, questa volta con Oleari, numero 10. E intanto è proprio Alberto Lazzari che dà istruzioni a Dorio, e infatti va a posizionarsi. Quindi ristabilita la parità numerica, perché anche Cassano giocava con l'uomo in meno. Fa tempo dentro Bassanese alla sinistra e rinuncia al pivot. Hai fatto infrazione di rinunciava al portiere, perché stavamo giocando senza portiere dentro Bassanese per Visentin, che fuori in esclusione 2 minuti, e abbiamo giocato in attacco con la porta sguarnita. Però palla persa, ancora nulla di fatto. Difesa uomo in nero in meno per il Cassano, e Rubiera che tenta di approfittarne. Sì, anche per il Rubiera in extra player. Quindi in questo caso c'è un uomo in più in attacco per Rubiera. Sì. Attenzione Pagano, Babersakov finta, si sposta ancora sulla sinistra, prova a cercare buona un più che in quel caso non c'era. Stringe i denti Cassano. Ora Cassano, come sentite la voce di Colez, recupera l'inferiorità. Oh, e poi sale in cattedra Riva Nicolò su Bartoli, che aveva superato Decio, ma trova l'opposizione efficace di Nicolò. 2 pari il punteggio. 2 gol iniziali del Cassano, corrisposto doppietta del Rubiera, e ora punteggio un po' fermo perché sono passati 8 minuti, 2 reti per parti, finora hanno avuto la meglio difesa e portieri. Cassano al completo dunque, che attacca in questo momento. 20 secondi di Lazzari. Superamerica da sfruttare, vediamo Mazza. Se riesce a fare al meglio, ancora Salvati. Prova a cambio direzione. Lazzari che va a guadagnarsi un tiro dai 7 metri. C'è lamentazione da parte dei giocatori della Rubiera che volevano uno sfondamento, mentre pare che il giocatore della Rubiera fosse già in area, dunque sì. Concede il tiro dai 7 metri a sì, favore esatto. Del Cassano. Tiro dai 7 metri non tanto per la gravità del fallo, ma per il fatto che il giocatore della Rubiera fosse dentro la zona di competenza del portiere. Quindi tiro dai 7 con Mazza contro Vuljavac. Tira senza piano, finte, senza finte. Sul fischio va a realizzare il 3-2. Nel frattempo ha recuperato
l'inferiorità numerica anche il Rubiera, e segnaliamo che in realtà c'era stato un cambio, quindi non era Buljavac a tentare di opporsi al tiro dei 7 metri, ma era Salati. Oh, bene, 22. Salvati, che va a recuperare una bellissima palla, si lancia poi a contropiede per Visentin, bravissimo, che fa una finta di pallonetto, poi invece va per un tiro classico di forza e sì, va c'era a realizzare. C'è una lamentela per i giocatori del Rubiera rispetto al tanto va fortissimo, va di forza il giocatore ma per la rimessa veloce 55. Rubiera 55 va a realizzare Pagano, Robertino Pagano, italo-argentino, 4-3 punteggio. Di forza va a segnare il giocatore del Rubiera, segna la rete numero 3. Tanto ormai 10 minuti di questo primo tempo qui a Cassano. Numero 55 del Rubiera, autore della terza rete di squadra. E poi non Salvati. Non l'ha fatta passare quella palla, Salvati. Si infila nello spazio, poco peraltro. Prima che aveva più spazio ha preferito scaricare là. Ora che lo spazio era... sinceramente poco. Liberissima quest'ala e dalla parte opposta, però ancora Bartoli numero 13. Le due squadre stanno accelerando il ritmo, attenzione perché intanto si sta scaldando anche Nicola. Sì, diciamo le squadre hanno preso il ritmo dopo qualche pallone perso in attacco da entrambi i lati, ora un po' più di precisione nei passaggi, nei tiri, quindi punteggio che sale rapidamente. Eravamo due pari solo un paio di minuti fa, ora siamo 5-4 con Cassano che attacca per riportarsi a più due. Vediamo con Lazzari che però viene ben fermato, non si è capito bene con Dorio perché sembrava ci potesse essere un movimento a liberare, ma in realtà ha portato due difensori sul compagno. Ora prova dalla parte opposta, ancora Deccio! Oh mamma, cosa ha messo dentro Deccio? Si è svitato completamente Giacomo Deccio perché... ha sovvertito le leggi della fisica per riuscire a fare questo tiro. Intanto in eret è entrato Nicola e va subito a far sentire il peso delle sue mani. Questa fase è utilizzato come specialista difensivo numero 53, neoacquisto del Cassano per questa stagione di ritorno, Nicola Jezimirovic. Asciughiamo il campo e siamo pronti per ricominciare. Salutiamo nel frattempo Bojo che ci è venuto a trovare un paio di settimane fa. Mitico Bojo. Tutto bene, l'operazione è andata benissimo, ora ci sono chiaramente i lunghi tempi di recupero, però tutto nella norma dopo il grave infortunio prima del periodo estivo, invernale, scusate. Arriverà anche quello estivo, Luca, abbi fiducia. Tanto attacca Rubiera, 6-4 punteggio, prova... Oleari, poi Versakov, viene ben controllato da Lazzari. Nonostante la differenza diciamo di fisicità, riesce Cipo a disturbare l'azione del giocatore del Rubiera. Tanto attenzione, giro di palla, si libera bene Oleari e va al tiro. Bravo, numero 10. Cambia direzione, leve lunghe, riesce a... lasciare sul posto il suo diretto avversario e poi tirare sopra la testa del compagno. Sì, diciamo che poi superare in velocità e cambio direzione Cipo non è facile, quindi complimenti a Oleari. Motore sicuramente di un bel movimento tecnico. Arriva la chiamata di schema da parte di Alberto Lazzari al centro. E infatti Visentin si fa vedere, riceve Mazza. Prova a liberarsi, cambia direzione, ma fa buona guardia su di lui, anche per il Rubiera. Abbiamo il giocatore numero 12, Matteo Cavina, che fa un cambio attacco e difesa, quindi specialista difensivo anche per Luca Galluccio, allenatore del Rubiera. Buona la guardia del giocatore del Rubiera, che va a fermare e a tenere saldo il braccio di Mazza. Dunque 9 metri. Pronti a riprendere il gioco. Chiama sempre schema Lazzari. Noi ogni tanto chiamiamo Cipo, ma all'anagrafe. Il numero 14 ha aperto Lazzari. Ma viene così naturale. Ancora. Proprio lui, si infila. Non c'è fallo. Recupera. Buona, cioè para Buljavac. Pronti alla seconda fase. Attenzione. Rubiera che attacca per il pareggio. Possibile pareggio. Versakov scarica Bartoli. Bravo poi... Deccio a tornare in posizione.
quindi sfuma la seconda fase e poi ci si organizza per la quarta. Versakov spostato momentaneamente a sinistra, esce anche il pivot Bortolotti, giro di palla prolungato, attenzione Pagano da fuori, si è arrivato in velocità, quel punto era tardivo, si arriva così e segnaliamo al 13° minuto il parità di nuovamente Cassano sul Secchia Rubiera. Intanto ho visto un bassanese che forse sta entrando, Milanovic, gol di centrale, sì. Anche lui reduce da un infortunio, quindi deve ancora ritrovare la forma in questo giro di ritorno. Intanto sì, comunque è entrato anche Bassanese, quindi turnover per Cassano, dentro Milanovic e Bassanese per Lazzari e Visentini. Intanto bello, si gira. Bello l'assist di Milanovic per Dorio, poi viene raddoppiato, non riesce a girarsi. Va proprio Sasha, para il portiere, palla che finisce ancora nelle mani del Cassano, quindi seconda opportunità in questo attacco, fortunosa ma a favore di Cassano. Di Milanovic, credo fosse. Sì, proprio Milanovic ha tentato ancora di lui sfondare la difesa. Salvati, Mazza, voleva scaricare ancora su Milanovic ma sfugge il pallone, quindi attenzione perché Secchia il pallone per il primo vantaggio del match, se riuscirà a realizzare in questa azione offensiva. Tanto siamo passati a una 5-1 con Bassanese lì davanti. Anche in qualche frangente abbiamo visto prima Lazzari centravanti, ma era soprattutto in situazioni di superiorità numerica. Ora invece prova ad alzare la difesa. 5-1 per il Cassano. Sembra Versakov, però che Rubiera Pagano, spostato un po' più a sinistra contro questa 5-1. Si libera Versakov, credo che sarà un tiro dai 7 metri, se non abbiamo capito bene. Sì. Trattasi proprio di tiro dai 7 metri, quindi possibilità concreta del sorpasso al 15° minuto da parte del Rubiera nei confronti di Cassano. E sarà lo stesso Maris Versakov, numero 5, va a realizzare all'incrocio, bellissimo. Senza finte. Ha provato a anticipare su una parata bassa, arriva. Non si è fatto ingannare Versakov, palla a 7. Gran bel gol. Intanto rimane in campo anche Nicola e Salvati, quindi anche qui abbiamo un può alzare l'altezza mia perché lascia dentro Mazza e Jezdimirovic, quindi non più centrale Bevilinho, ma e intanto ottimo! Bello l'assist di Mazza che nuovamente gioca a terzino, ma anche da posizione centrale ha l'occhio vigile sui movimenti del pivot e scarica un bel pallone per Mattia. Ottima la difesa di Mazza. E poi palla persa in attacco ancora, per sfruttare la seconda fase. Vediamo se si sviluppa. Jezdimirovic porta palla con Mazza, affronta l'uno contro uno. Viene fermato, chiedeva un qualcosa in più da 9 metri. L'arbitro fa segno, era un fallo. Sì, diciamo che la difesa, il difensore è stato bravo a stare fuori da sé, quindi non c'era difesa in area e ha fatto il fallo quando ancora non era pronto per il tiro, quindi riprende il ci gioco. Accontentiamo di questo 9 metri ed entra anche Filippo Branca, sì, che sostituisce Decio, quindi cambio delle linee a 16 minuti. Davide Colez vuole tenere alto ritmo, quindi sfrutta tutte le rotazioni a disposizione. Praticamente rispetto al set iniziale sono rimasti in campo solo Mazza e Dorio, poi provato Jezdimirovic da fuori, non c'è fallo, attenzione alla seconda fase. Lunga. Palla lunga, ma riesce Bartoli a tenerla viva e a consegnare la palla ai compagni, quindi si ferma, sfuma il contropiede, ma possesso palla mantenuto. E quarta fase per Rubiera con Versakov che piazza i compagni, poi fa segno a Oleari di rimanere a terzino a sinistro che rimane in centro lui, poi accelerazione Versakov per l'ala, passaggio è filtrante, arriva all'ala che ha lo spazio per andare, non riesce, arriva a contrapporsi, quindi 8-7. Bel gol di Andrea Santilli dall'ala destra, servito due volte, questa volta va a segno. Cassano che deve inseguire, però presumiamo che sarà una partita equilibrata fino al termine. Secchia che in questo giorno di ritorno sta giocando molto bene, ha segnalato anche Colez nell'intervista di ieri, ha raccolto poco perché
Ah, ho fatto anche l'aggiunta, un rafforzamento, sì, diciamo, sì, così, della... Però diciamo sicuramente una squadra in crescita, ah, sì, ha fatto ottime prestazioni contro Sassari e Brixen, raccogliendo poco in termini di punti ma impressionando molto a livello di gioco. D'altronde abbiamo in panchina Luca Galluccio, che quanto a competenza non ha da invidiare niente a nessuno. E intanto si deve ancora asciugare il campo, quindi gioco fermo per qualche minuto. 8-7 il punteggio per i ragazzi maglia blu. Cassano però che attacca. Tanto vediamo in campo anche Simone Dalbruna, quindi completa la turnazione, riposo anche per Mazza, credo. E poi abbiamo visto scaldarsi anche Kabir, quindi credo che in una prossima azione potremo anche vedere un altro pivot in campo. Jedmilovic incrocia con Salvati. E poi palla non facile per Labruna, che però riesce a controllare. Jedmilovic scarica per l'ala. Non c'è spazio per Branca, però deve risalire. Labruna uno contro uno. Scarica, subisce anche fallo. Attenzione perché siamo sotto passivo. Dobbiamo concretizzare nel breve. Prende il gioco. Due passaggi. Tre. Prova da fuori, Jedmilovic, sassata! E viene da domandarsi perché non l'hai fatto prima. Ovviamente la difesa non è stata reattiva. Tiro il doppio appoggio da quando è arrivato, credo sia il primo? Sì, sì. Io non me ne ricordo altri. Se non ne ha fatti in trasferta qua in casa, non mi ricordo neanche io una rete di Jedmilovic. Magari qualche tentativo sì, ma gol così no. 8 pari, però ragazzi, risponde. Versakov, non può più un doppio appoggio perché era infatti un po' più sulla corsa, però senza saltare. Coach Kolec va per il cambio, sì, va per il reset tra i pali. Prova a dare chance a Luca Monciardini. Sicuramente un ottimo periodo di forma per Niccolò Riva. Assolutamente. Però, giustamente, stiamo parlando comunque di due signori portieri, quindi è difficile stabilire le gerarchie fra di loro, e quindi fa bene Kolec a sfruttare il momento di forma anche all'interno della stessa partita. Va Ivan Salvati, si inarca, cerca l'angolo basso e lo trova. 9-9, sempre viva la partita, siamo al 20°, un terzo di gara andata, saluta parità, ed eccolo qua, risponde, eccolo. E poi però quelle palle lì bisogna prenderle, bravo Moncia. Tiro di Oleari respinto da Moncia, il più lesso di tutti è il pivot Luca Bortolotti, che supera in reattività i nostri giocatori, prende una palla vagante sulle linee di 6, la trasforma nel nuovo vantaggio Secchia. La Bruna al centro con Salvati, giro di palla, esce Dorio, riceve, scambia con Salvati, con la Nicola. Bruna prova a cambio di direzione. Uno. Salvati anche lui, però si muove bene a difesa del Rubiera. Sì, molto bene, sì, ma infatti forse la cosa migliore è farla muovere ancora. E attenzione, questo è passivo, si sa. Eccola qua la chiamata. E prova da fuori la Bruna. Para Vuljavac, poi si aspetta il pallone, ma è più lesta ancora a difesa del Secchia, che quindi, attenzione, potrebbe andarsi a portare sul più due. Prova Pagano, ma subisce fallo. È momento buono per la difesa della Rubiera, che sta rendendo difficile la vita, sì, al Cassano. Esatto, prima abbiamo trovato il classico cilindro da coniglio con quel tiro in doppio appoggio di Jedmilovic, ma invece in questa azione chiude bene la difesa del Secchia ed ora regala ai suoi giocatori la chance del più due. Ora deve essere la difesa del Cassano a ribattere con altrettanta efficacia, lo fa rubando palla. Vediamo se riesce a sviluppare la seconda fase. Jedmilovic si alza dai 12 metri, traversa clamorosa, credo che l'abbia anche toccata il portiere, ma ha tirato una stecca pazzesca. Pizzico di sfortuna, però fa parte del gioco, bisogna ritornare subito da parte opposta, rifare un'altra difesa, sì. Rammarica per la... Effettivamente era un gran tiro. Bravo il portiere a deviarla, finisce sulla traversa. Poi, bravo Moncia. A proposito di portieri bravi, Luca Monciardini invita a tirargli tra le gambe e poi arriva Sornione
chiude per tempo e quindi niente gol. 9-10 però. Che rimane aggrappato a questo meno 1, riesce a non subire gol per due azioni consecutive. E ora abbiamo indotto dalla sorte un credito, vediamo di andarlo a riscuotere subito. Nel frattempo, come annunciato, dentro Kabir, riposo anche per Mattia Dorio. A questo punto, completato per giro Corre. Quasi completato. Eh sì, è cambiato anche il portiere, quindi diciamo Salvati che però è già rientrato. Ah. E poi qua anticipo secco. Ed questo non va bene. Pagano. E una finta, poi supera. Doppio vantaggio. Eccolo qua, abbiamo detto, abbiamo schivato tante volte, ma ora è la Rubiera a portarsi sul più 2. Dopo il più 2 iniziale del Cassano. Rientra Mazza. 9-11. Mazza al centro a dare istruzioni. Salvati a destra, Nicola a sinistra. Kabir esce, riceve, scambia con Salvati. Mazza, finta il passaggio Nicola, Salvati che prova a entrare, riceve Branca ma preferisce continuare col giro di palla. Mazza prova ad andare ma viene trattenuto dal numero 55 Pagano. Attenzione, siamo sempre sotto passivo, prova a liberarsi Reggio Emilia, ancora sfortuna perché scarica un Sabongino ancora sul palo. Fermato ancora in maniera fallosa, si riprenderà con 9 metri. Tanto siamo al 24esimo minuto, cioè c'è passata, eh sì. L'abbiamo detto due volte il tempo, praticamente c'è passata velocissima. Ritmo che non sembra altissimo, però in effetti stanno correndo e 9 metri. Kabir va da fuori ma viene stoppato. E poi ovviamente può solo tirare perché diciamo la parata del portiere e i pali annullano il passivo. In questo caso invece lo stop della difesa non permette ulteriori passaggi, quindi ha dovuto tirare dai 12 metri con ovviamente poche chance di segnare. E poi palla consegnata a Rubiera, bravo Branca, che attenzione perché che lascia la sua ala, va ad aiutare col pivot, ed è una buona scelta in questo caso. Bisogna stringere i denti in questo pallone. Se non difeso, vorrebbe dire più 3 per gli ospiti. Buono la finta, ma c'è non Moncia. Non ha fatto i conti con Moncia, poi più stati contropiede per Branca che va a realizzare. Bravo Branca ad aspettare che il portiere si muova, decidesse che cosa fare per poi piazzargli la palla alle spalle. Scampato pericolo del meno 3 e rapido contropiede per riportarsi a sotto di una rete. Questa è la pallamano, signori. 10-11 il punteggio, più 1 per Rubiera che continua ad attaccare. Attenzione Bonassi, bravo, ancora Moncia. Moncia è stato decisivo il suo ingresso in campo. Salvati per Usman. Ho detto il nome, tu il cognome, così l'abbiamo detto completo. Non so se fosse una finta voluta o ha perso il controllo della palla, però c'era la difesa completamente sbandata ad aspettare un passaggio su Mazza, invece la palla l'MLM è arrivata a Usman. Ripeto, forse anche qui un pezzo di fortuna, però eravamo in credito da prima, l'abbiamo detto. 11-11 il punteggio, mancano 4 minuti alla termine della prima frazione di gioco. Partita entusiasmante come era nelle aspettative. Attenzione, supera l'uomo. Credo che sarà sì, 2 minuti, sì, perché sì, era un po' in ritardo, sì, copito, si è aggrappato preso lateralmente, sì. Era ci andato sta. 2 minuti a Jezdimirovic, era andato, sarebbe stato da lasciare andare a questo punto. No, intanto abbiamo visto il replay e sì, devo dire era voluto quel passaggio, quindi sì. No, il passaggio sicuramente era voluto. Bravo anche Kabir a dettare il passaggio. Uomo in meno per Cassano, 11 pari il punteggio. Dunque bisogna tenere duro in difesa. Attenzione, passaggio terzino ala. Va Branca, bravo Moncia. Sul tiro questa volta cambiato l'ala, non c'è più Bartoli, abbiamo col 77 Garau, Sebastiano Garau. E intanto esce Moncia per dare opportunità di entrare a Lazzari e quindi andare in parità numerica. Chiaramente qui bella parata di Moncia, forse ci ha visto lungo coach sì, Collins. Sì. Tanto nel frattempo per compensare l'assenza di Edmilic, dentro di nuovo Mazza e Lazzari, quindi continua a ruotare i suoi giocatori. Abbiamo detto il ritmo della partita non altissimo, però Collins preferisce lo stesso avere i giocatori
più freschi possibile in campo. Lazzari si libera e poi c'è un passi, ha fatto un quando passi è riuscito a liberarsi, ma ovviamente in abbondanza di passi. Arriva il fischio dell'arbitro. Difesa comunque sempre abbastanza alta del Rubiera, che gioca a 6-0 ma con le uscite profonde. Poi ancora fallo su Mazza, si lamenta da terra, ma... poi questa volta il passi pare averlo fatto prima di andare vicino all'uomo, dunque palla che va a Rubiera, passaggio per l'ala, palla ancora per Garau, questa volta lo invita ma non riesce a chiudere per tempo. Tra l'altro bella la giocata, veloce del Rubiera, riesce a sviluppare la seconda fase in maniera efficace questa volta. Cassano che ha ancora 18 secondi di inferiorità numerica, gioca ancora con l'extra player, ma fanno manciati i secondi, potrà rientrare tra i pari sicuramente a questo punto. Intanto stiamo entrando negli ultimi due minuti del primo tempo, Cassano una rete da recuperare e c'è time out chiamato ovviamente da Colli. Ricordiamo tre time out, due a disposizione massimo per ogni tempo, quindi o se lo gioca adesso o mai più. Non l'avevo ancora usato, dunque decide di farlo adesso quando mancano due minuti neanche. Sì, due minuti scarsi, erano appena passati due minuti, quindi sarà 1.50 più o meno. Bella partita, così era nelle aspettative. Rubiera, squadra che è cresciuta da quando, insomma, nel girone di andata Cassano l'ha incrociata. Dunque ci aspettavamo una partita tesa, ci aspettavamo una partita sempre sul più uno meno uno. Vediamo adesso come terminerà questa prima frazione di gioco. Ovviamente entrambe le squadre punteranno a tentare di chiudere il match con un po' di vantaggio. Sì, ricordiamo che il Secchi Rubiera è penultimo in classifica con 5 punti, Cassano insieme all'Eppane al quintultimo posto con 13, quindi Cassano è un pelino fuori dalla zona play-out, un punto sopra Trieste, e quindi vorrebbe rimanere fuori dal fatidico ultimo quartetto che poi si è giocato per il play-out. Il Secchia sta in questo giorno di ritorno disperatamente tentando di venire fuori. Ricordiamo manca una squadra, quindi le partecipanti a Serie Beretta sono solo 13, non 14, quindi non c'è retrocessione diretta, però le ultime quattro disputeranno due turni di play-out per determinare l'unica retrocessione che ci sarà da questo campionato. Ed eccoci qua, ricominciamo per questi ultimi due minuti scarsi. È Cassano che attacca dopo questo time out. Mazza, taglia banca, salvati uno contro uno, ancora Mazza, Lazzari uno contro uno, finta Mazza, salvati, si chiude bene la difesa, bel lavoro della difesa emiliana, complimenti. 1.30 al termine, non hanno lasciato nessuna chance di trovare un varco, infatti siamo sotto passivo. Viene premiata difesa del Rubiera con questa chiamata di passivo, poi scarica, tentava di scaricare alla Lazzari, ma la palla è stata intercettata, poi riparte ancora, seconda fase, Versakov ancora per la sinistra, Garau. È un'ala proprio sembrava molto senza chiusa. Spazio, è saltato da, io penso, 35 centimetri. Infatti, vista la chiusura dell'angolo, Monciardini questa volta ha preferito rimanere sul primo palo, ma bravo Garau. Con il polso andare a cercare il secondo palo e tecnicamente trovarlo. Ha fatto una gran cosa Rubiera che si è portato a più due. Cassano che ora ha 45 secondi per cercare di quantomeno accorciare distanze, andare a riposo con una sola rete da recuperare e lasciando poco spazio a un'eventuale replica del Rubiera. Salvati invece no. Tenta di scaricare, questi due passaggi alle ali sono stati un po' forzati, intuiti da Rubiera, che adesso addirittura la possibilità del più 3. Arriva il time out di Galluccio che va a fermare un'azione, perché comunque Garau si era presentato ancora una volta davanti a Monciardini, ma è stato appoggiato. Paghiamo queste ultime due scelte di passaggio verso l'ala, in realtà con una linea di passaggio non corretta, neanche schiacciata, insomma facilmente intuibile e anche facilmente intercettabile, così è stato, forse non due scelte azzeccatissime, però insomma, come diciamo sempre da qua seduti e soprattutto dopo è sempre estremamente facile commentare.
va bene. Non sappiamo se questo tipo di schemi sono stati chiamati, voluti da Colletti, certo, durante il tempo, certo. Magari è stata una precisa scelta tattica, poi magari forse era un tentativo magari non ben eseguito, ecco. Esatto, poi magari possiamo discutere sull'esecuzione, però magari la scelta tattica era invece proprio quella voluta di far andare a tirare le ali. Va bene. Sì, difesa del Rubiera molto concentrata, molto profonda, quindi può essere che magari sulle ali c'è un po' più di spazio, è stata fatta questa scelta voluta di fare questi passaggi diretti centrale ala e quello che è venuto a meno probabilmente è solo la giustezza, chiamiamolo così, meglio nei termini, diciamo così, del passaggio. Secondi. Ora bisogna evitare almeno di andare a riposo a meno 3, 15 secondi alla sirena. Versakov respinge Monciardini, poi c'è un tocco di piede dello stesso Versakov, ma non, credo non ci sarà più spazio, quindi si va a riposo con il Secchia Rubiera avanti di 2, e quindi con punteggio di 11-13 andiamo al riposo, anche noi ci prendiamo qualche minuto di pausa e ci sentiamo fra poco, ciao! A dopo!
Eccoci qua di nuovo in diretta dalla Palattacca per raccontarvi il secondo tempo di questa partita valevole per la settima giornata di ritorno, ventesima totale della Serie Beretta maschile di Palamano. Sul gel floor del Palattacca abbiamo il Cassano Magnago e la Palamano Rubiera. Cassano che deve recuperare due reti, sotto 11 a 13 all'intervallo, ed ora prova in questo primo attacco a dimezzare il gap. Mazza, in sale banca Jezdimirovic, Salvati, prova lo stesso Salvati, il tiro viene deviato, poi va a gestirlo Buljavac, scusate, quindi nulla di fatto, ancora possibilità del più 3 per Rubiera. Cassano era partito benino, subito un più 2 dopo i primi minuti, ma poi il Rubiera piano piano, senza troppi scossoni, ma nel complesso meglio il Rubiera nella finale del primo tempo, gli ha permesso di sfiorare anche il più 3, dato riposo il più 2, ed ora eccola qui un'altra chance del più 3. Cassano deve stringere i denti in difesa, non concedere alla squadra ospite di allungare. Adesso siamo sotto passivo, poi però tiro. Riesce a trovare il marco giusto, Versakov. Parte Cassano velocissimo. Nove metri concesso su questo tiro di Jasminovic. Che si lamenta un po'. Voleva qualcosa di più. Cassano, dicevamo, è partito bene, concentrato e determinato. Poi però sta facendo, mi è sembrato un po' tirato, come se avesse un po' il braccino, la posta in palio ovviamente molto alta. Ora brutto, non si capiscono Jezdimirovic e Salvati, palla persa in palo laterale. Attenzione perché Rubiera è a più 3 ed ora questo attacco ha la chance del più 4. Cassano dunque in difesa, ne approfitta il Rubiera per organizzare la sua azione offensiva e tentare quindi l'allungo ulteriore. Cassano ha dimostrato anche l'ultima trasferta a Trieste di saper lottare anche quando si è trovato lungamente sotto di 3-4 reti a Trieste, però qua mi sembra che il Rubiera sia un po' più sul controllo del match. Sì, c'è bisogno di una maggiore concentrazione. Oh, non ci credo. Se questo ce lo rifà mille volte, cioè gliel'ha deviata lui perché nel frattempo si era seduto, quindi ha sbagliato, ma con la testa gliel'ha deviata in porta, incredibile. Vabbè, però è gol, quindi più 4. Più 4, massimo vantaggio Rubiera. Cassano deve dare una sferzata in qualche modo, serve una reazione. Finale del primo tempo, inizio del secondo, sicuramente a vantaggio la squadra ospite, poi tiro parato ancora da Buljavac e poi sul tentativo di respinta di Dorio, c'è invasione, quindi nulla di fatto. Abbiamo bisogno, sì, di un reset. Parziale 2-0 in questo avvio di ripresa dopo i primi tre minuti. Cassano ancora non segna, siamo ripartiti dall'11-13, ora siamo 11-15 e possesso palla Rubiera. Vediamo Mr. Collez, che purtroppo ha già in mano il cartellino verde perché deve probabilmente va in qualche modo andare cosa. A sferzare. Vediamo se chiamerà il time out, vorrà aspettare ancora un attacco. Sì. No, credo che sia. Sì, arriva. Parziali 3-0 che vede Rubiera avanti di 5 reti adesso. E va bene Rubiera, è convinta. Cassano è scesa di tono, poco concentrata, almeno così appare. Mentre Rubiera, qualsiasi cosa faccia in attacco, pare. Sì, Cassano, più che di concentrazione, secondo me è un problema di palo in attacco, perché in difesa in realtà sono tutti tiri da fuori, quindi. Cioè, paura che ci sia eccessiva tensione, quasi paura di sbagliare, quindi questo porta a commettere errori ancora maggiori, come spesso capita. C'è bisogno di un reset mentale per i propri ragazzi. Vediamo se riuscirà in questi 60 secondi Collez a trovare le parole giuste. Parole e indicazioni giuste per risalire un po' questo divario che per il momento vede il Rubiera sopra di 5 lunghezze rispetto a Cassano. Sicuramente dopo un avvio buono del Cassano il controllo del match è passato nelle mani del Rubiera di Galluccio.
riprende il gioco, Cipo al centro, rientra Salvati, si sposta al centro Mazza, prova ad entrare e va e guadagna un tiro dai 7 metri. Bravissimo Cipo, fa tutto da solo, trova il varco, guadagna un tiro dai 7. Mazza si presenta sulla linea e va subito sotto le gambe. Prova a suonare la carica il capocannoniere della Serie A Beretta, Federico Mazza. Servono i suoi gol oggi intanto, più che mai. Guarda, pare esserci una difesa non a uomo, ma sì, diciamo molto attenta su Versakov, che sicuramente è stata una spina nel fianco questa prima mezz'ora. E poi Benassi trova anche lui un jolly, perché è un tiro in cui gli è stato spostato il braccio con l'intervento difensivo, ne esce fuori un semipallonetto imprendibile. Mi aspettavo che accadesse, si alza Albanini. Si alza Albanini, pronto ad entrare forse al posto di Moncia, che parrebbe aver perso forse un po' di concentrazione rispetto agli ultimi tiri della Rubiera. Prova Ivan a varcare la soglia dei 6 metri, ma non trova spazio, dunque 9 metri. Ancora si accentra Mazza, riceve Lazzari e va, però c'è l'ottimo portiere del Rubiera. Ancora Vuliavac, attenzione alla seconda partenza, alla seconda fase. Liberare l'ala, Moncia. Reagisce Moncia, non ci sta. Salvati, Mazza. Diciamo che la difesa su Mazza questa sera è stata sicuramente ben eseguita, perché sul tabellone non vedo il solito numero a cui ci ha abituati Mazza. Salvati, Mazza ancora. Siamo a quota 3 per ora e qui deviata. Si rimette la palla in gioco. Riceve Lazzari. Scambia con Salvati. Che la dà Mazza. Prova a cambiare direzione. Salvati prova a entrare. Non trova però lo specchio della porta. Nulla di fatto. C'è una grande lamentela per un fallo su Salvati. Si alza anche il commissario. Sì, siamo a rischio cartellino giallo per la panchina cassanese. Viene invitato a calmarsi Colez. Tanto è Rubiera, sempre più 5 che attacca, però fa buona guardia Salvati, 9 metri. Tanto palla filtra all'ala, becca però la traversa. Ora siamo a debito pizzico con la fortuna. Di sfortuna, esatto, per questa volta del la bendata aiuta il Cassano. Quindi sì. Entra Cipo. E però ha deciso. La fortuna te la devi anche meritare a un certo punto. Quindi a plan per Alberto Lazzari. Cipo prende il regalo della bendata che gli ha dato in dotto un pallone importante, lo mette in fondo alla porta opposta e poi va a provocare anche un fallo di 2 minuti, quindi in questo momento extra player per il Rubiera, che gioca senza portiere. Serve una bella reazione da parte dei ragazzi del Cassano, tanto qua viene stoppato ed è un contropiede di Visentin che va. Potrebbe essere questa la carica che aspettavamo. Reagisce la difesa del Cassano, Mazza stoppa il tiro del giocatore del Rubiera, la palla viene ricevuta da Visentin che va in contropiede e porta a meno 3 il Cassano, 14 a 17.
Attenzione da fuori, questa volta bravo Oleari, questa volta la difesa non è reattiva. Non conto più i tiri da fuori, sono veramente, credo, la stragrande maggioranza delle reti sono tutti tiri dai 9 metri. Riparte il Cassano, ancora meno 4. Cassano che prova a dare segni di ripresa, vediamo, però sono ancora 4 le reti da recuperare. Riceve Dorio. Il tempo c'è ancora, ma non bisogna aspettare troppo. Soprattutto bisogna tornare a segnare con una certa frequenza. E va. Eccola qua, Filippo Branca dalla destra. Si fa trovare puntuale all'appuntamento con la rete. Numero 29, meno 3. Ora la marcatura su Versakov è ora sì decisamente uomo e sempre ex la Peglia, perché c'è ancora un uomo fuori per Rubiera. Prima risotto Leari, andiamo. Viene fischiato un 9 metri, bisogna stare calmi sulla panchina però, perché c'è già stato un richiamo verbale, non bisogna eccedere. Attenzione! Mamma mia! Che saetta, ragazzi! Risponde al gol di prima di Yazdemir, questa volta da posizione un po' più decentrata ma altrettanto efficace. Numero 2 era Bartoli. Che botta! Questo andava veramente forte, Sì, sì. Numero 2 Bartoli, in questo caso Davide. Gli è passato proprio a un filo dalla testa, perché si è buttato indietro in realtà. Con le mani non è riuscito a opporsi. E dunque bella rete da parte del giocatore del Rubiera. Riprende il gioco con il Cassano, sempre a meno 4, ma ci sembrano un po' più vispi in questa fase i nostri ragazzi. Sì. Sembra abbiano superato il momento peggiore, però ora c'è da recuperare il gap e il Rubiera ovviamente non farà sconti. E i primi 10 minuti del secondo tempo sono andati, dunque ancora 20 minuti da giocare, ancora ampie opportunità per Cassano di riprendersi in mano un po' la partita. Intanto viene fermato, direi fallosamente. Sì, un movimento strano di Salvati che però induce Luca Oleari a eccedere nel contrastarlo. Non mi sembrava così pericoloso, Ivan, però... Probabilmente l'ha preso dal braccio, l'ha girato e si è visto la velocità che aveva. Rubiera che giocherà praticamente 4 minuti in inferiorità numerica, perché era appena rientrato Benassi, o quantomeno era appena rientrato un settimo giocatore, che già deve accomodarsi in panchina Oleari. Il Cassano deve approfittare di questa fase. Mazza e va! Si libera bene, soprattutto deve cercare di segnare più gol, non prenderne, e poi soprattutto questi 4 minuti che Rubiera si trova a giocare non in meno potrebbe alla lunga pesare sulla riserva di energie nel finale. Tanto marcatura a uomo per il numero 5 della Versakov. Rubiera. Maris va Versakov. Attenzione ancora Benassi, buono il raddoppio di Visentin, perché Mazza sembrava un po' in difficoltà, ma c'è stato il raddoppio di Jack. Cassano sempre a più 3, deve tenere questa difesa per limitare il gap. La palla si perde sul fondo, era già fuori quando può aver commentato. Nel frattempo è entrato anche Abanin, abbiamo visto prepararsi, ma ora è entrato in campo, quindi Corez ha fatto turnazione completa. Credo che tutti siano entrati in campo, forse l'unico è il tuo figliolo, credo non sia ancora entrato in campo. Per il resto nel primo tempo turnover e spasso a tutti e tre i portieri a referto. Ampio impiego di tutte le risorse a disposizione. Finora ha utilizzato 15 dei 16 uomini all'aperto, e questa è chiaramente difesa in aria. Si sposta davanti, ma purtroppo passando attraverso l'aria che non si può calpestare, e di conseguenza... Infatti Versakov si è girato verso l'arbitro per dire ma no, non è fallo, l'arbitro ha fatto chiaramente sì, però guarda dove sei, e a quel punto gliel'ha detto con un buon passo dentro la linea dei 6, gli ha detto sì, però guarda dove stai. E a quel punto ha accettato la decisione arbitrale. Mazza intanto ancora va Iceman, freddezza glaciale. Iceman 17-19, Cassano si porta a meno 2, 12 guarda minuti. Cosa può fare quel episodio sfortunato, quella traversa presa dall'ala prima. Quella era la palla del nuovamente avrebbe riportato Rubiera a più 6. Guarda come ti è cambiata la partita. Il Cassano ha ripreso un po' di fiducia, ha fatto due gol, ha guadagnato
quei due minuti consecutivi, quindi l'ha portato a giocare per 4 minuti praticamente consecutivi con l'uomo in più, e la partita è cambiata nuovamente. E questa è la bellezza di questo sport, non ci stanchiamo mai di dirvelo, di ripeterlo. Assolutamente, è così che ce l'aspettavamo. L'allungo della Rubiera ci aveva impensierito, ma d'altro canto ci aspettavamo, insomma, o speravamo, mettiamola come vogliamo, e la reazione da parte del Cassano ne guadagna anche ovviamente lo spettacolo, oltre ad essere combattuta magari di più fino alla fine. Tempo c'è. Beh, guarda, questo qui l'ha detto Colez in intervista di settimana, non era un fase di circostanza, ha detto il Rubiera sì, sarà penultimo a 5 punti, ma il Rubiera del giorno di ritorno è tutta un'altra squadra, non sarà una passeggiata, non fatevi ingannare dalla classifica, così è stato. E così è fino adesso, perché comunque Cassano dà segni di presa, ma il Rubiera è ancora avanti di due reti, 17-19 punteggio, quindi ci siamo riportati a come eravamo all'intervallo. Rubiera che ha toccato anche un più 6, Cassano ha rischiato il tracollo, poi ora sta tentando di risalire, però è ancora lunga e sono ancora due reti in attacco, due reti recuperate con il Rubiera in attacco che potrebbe riportarle a 3. Palla Grau per risale Pagano e ci mette una pezza Germano. Albanini ancora una volta, ancora una volta il portiere del Cassano, chiunque esso sia, ci mette una bella pezza. Si era mosso bene l'attacco del Rubiera presentando giocatore solo al tiro. Questo è un attacco, cioè è stata una parata fondamentale. Sì, può dare ulteriore coraggio e fiducia in questa fase di ricrescita dopo un momento buio. Salvati non ha spazio, deve lasciare a Mazza. Lazzari prova la penetrazione, poi scarico ad Orio. Di che si tratta non capiamo. Bisogna solo asciugare. Credo che la decisione finale sia un 9 metri, esatto, ha segnato un 9 metri. 9 metri per Cassano. Sì, digeriamo, allora, diciamo che quando Mattia si è girato e Mattia era su 6, c'erano già due giocatori che venivano dal contrasto precedente di Lazzari, però si è trovato due giocatori sui 5 metri che gli hanno impedito il tiro, quindi vabbè, riprende il gioco. Intervento deciso su Lazzari per cercare di rallentare il giro di palla. Salvati, Mazza. Perché ha scelto quell'angolo lì? Attenzione, perché attenzione, rimane a c'è terra. Un uomo a terra della Rubiera. Tanto dicevamo, bella conclusione di Mazza. Ancora Buljavac si è opposto, ma la palla è arrivata a Jack Giacomo Visentin, che dall'area è stato più lesso di tutti a recuperarla e a portare Cassano a meno uno. Visto l'esito finale, insomma, del tiro di Visentin, alla fine il tiro di Mazza è stato un ottimo assist. È stata una sorta di sponda. No, ottima parata veramente. Poi fortunosamente la palla finisce in mano a Visentin, che anche lui si fa trovare puntuale all'appuntamento con il gol. Dunque 18-19. Intanto c'è una lamentazione. Vediamo di che si tratta, si riprende il gioco. C'è stato un 2 minuti perché l'arbitro fa segno al cronometrista di partito 2, quindi cerchiamo di capire cosa può essere successo. Ma forse c'era un uomo più in campo. Vabbè, no, si però continua. Vedo Rubiera con... doveva recuperare 2 secondi sul tabellone, quindi vediamo tutti e 14 giocatori in campo. Era solo fatto segno al cronometrista di recuperare 2 secondi sul tabellone. Intanto Rubiera che ci prova, Cassano che tenta di tenere, Mazza va a prendere l'uomo, 9 metri. Ora questa difesa è fondamentale, riuscisse Cassano a resistere, poi avrebbe possesso palle del possibile pareggio. Prova a superare, sarebbe ancora. Sarebbe importante, ancora Benassi viene fermato, Bonassi. Fa segno l'arbitro di riprendere dalla giusta posizione con i 9 metri. E attenzione Pagano,
buono ancora l'intervento sembrava di Mazza, ha perso l'equilibrio ma c'è stato anche l'intervento di Federico, sembrava un filo in ritardo, sì. Invece è riuscito a stare nei limiti del concedibile. Ora fasi un po' concitate, Castano sta provando a giocare più col cuore che con la tattica e la tecnica, e il Rubiera ha perso un po' di quello smalto che l'aveva portato ad allungare in avvio di ripresa. La posta in pari, ricordiamo, è altissima, quindi le squadre sono anche in campo da tre quarti d'ora, quindi un po' di stanchezza è anche lecita. Ancora stoppata di Dorrio, stoppone di Dorrio, e siamo sotto passivo, quindi non avrà tanti passaggi Rubiera per arrivare a una nuova conclusione. Difesa importantissima, reattività di Albanini, però questo comunque bravo Albanini, intanto recupera palla Cassano, opportunità per il pari. Non ho capito che ha fischiato, perché la parata di Albanini avrebbe annullato il passivo, quindi probabilmente c'è stata un'infrazione di passi, immagino, perché tanto la palla era stata recuperata da un giocatore del Rubiera, però poi gli arbitri hanno fischiato un qualcosa che non abbiamo capito, però di fatto la palla viene data al Cassano, che ha, come detto prima, la chance del pareggio, e fino a pochi minuti fa parlavamo di un Rubiera con la palla del più 6. Oh, ed eccolo qua il pari, Federico Mazza, c'è e c'è un due minuti. Sì, probabilmente il fallo era di Bonassi, non del numero 12. Sì, però forse il fallo non era del numero 12, ma c'è viene stato segnato a Matteo Cavina. Recuperano 5 reti i ragazzi Cassano del Cassano, che la raddrizza, c'è un quarto d'ora al termine, 14 minuti e mezzo. È ancora lunga, ragazzi, è ancora molto lunga da parte di coach Collez di prendere uomo. Sì, lì è cambiato un po', sì. È riuscito a limitare molto gli attacchi del Rubiere, poi piano piano a recuperare. Adesso qui palla recuperata da Lazzari, grande rapina, poi possibilità di contropiede. Jack non so se non si era accorto che la porta era vuota o ha voluto andare in sicurezza. Credo sarebbe andato comunque in sicurezza vista quanto poteva scottare quella palla. Però grande merito di questo gol a Berto Lazzari, perché ha rubato una palla sul palleggio, fantastica. Rubiera sempre un extra player, palla alla destra che però preferisce risalire. Buon Andrea Santilli di Mazza, attenzione perché subisce anche fallo, rimane a terra, quindi c'è stato un contatto anche in questo caso immagino involontario. Tanto si rialza, viene aiutato a rialzarsi proprio da Mazza, che va comunque a porgergli 5. Beh, insomma, 20 e 19. E beh, adesso ancora mancano 13 minuti e mezzo, quindi può succedere di tutto. Abbiamo ancora un'altra partita da commentare, perché ora il Cassano sembra aver ripreso il pallino del gioco, ma attenzione, Cassano ha rimesso la testa avanti, 20 e 19, ma mancano 13 minuti al termine. E abbiamo ancora tanto da soffrire, da raccontarvi. Pagano, Bonassi, poi cercava un'ala che nel frattempo stava andando in panchina per permettere al portiere di rientrare. E eccolo qua, chiamata di passivo. Pagano, finta da fuori, nulla. Con una guardia Kabir. Attenzione. Risale Spinelli, Bonassi. Un passivo che dura moltissimo. Credo siano esauriti i passaggi, quindi ci sarà un passaggio, un tiro di qualcuno. Ci sono altre possibilità. Ah no. Il tiro è stato ancora deviato. E non si annulla il passivo, quindi dovrà battere e chi riceve palla dovrà per forza tirare, perché a questo punto i 6 passaggi sono sicuramente terminati. Deve rigiocare. Era una rimessa in gioco? Sì, non abbiamo capito, perché c'è stata una parata di Albanini, quindi la palla è uscita sul fondo dopo tocco del portiere. No, ha fatto ripetere. Quindi non era ritenuta valida la battuta. Poi tiro viene fermato. Il solito contropiede. Lazzari, uno contro uno. È molto bravo Rubiera a tornare. Branca, poi tentava di servire Kabir, poi questa, sulla palla vagante Branca è entrato in aria, quindi non gestita al meglio questa è stata una scelta palla, grande difesa ma poi tutto vanificato, scelta non corretta. In questo caso era meglio andare sul sicuro, quel passaggio era un po' forzato. Si ritorna nella metà campo, prendiamo un po' di fiamma, perché sono stati 5-6 minuti in apnea anche per noi. Sì. Oleari incrocia con Spinelli,
Pagano. Fa buona guardia Usman. Con la marcatura su Versakov, Pagano spostato a sinistra. Lui adesso di mano, chiaramente. Attenzione perché Versakov si libera. Oh, ma... Albanini! È gol? Eh? Sì, sulla parata di Albanini c'è stata una palla giudicata regolare, ripresa dal pivot, credo, quindi dal numero 4, Luca Bortolotti. No, dal numero 5, lo stesso Versakov. Bravissimo comunque Albanini. Stesso Versakov è riuscito a riprendere la respinta senza commettere infrazione di area, quindi rete valida, 20 pari. Lazzari, uno contro uno. Mazza. Viene segnalata una difesa in area, perché Oleari, che aveva inseguito... aveva inseguito Lazzari, si è trovato in aria davanti a Mazza, che nel frattempo stava cercando il tiro, quindi viene punito con un tiro dei 7 metri. No, mi sa che non è un tiro. Ma è un tiro dei 7 metri o no? Si capisce? Sì, però credo che... Ha chiamato time out. No, credo che ci sia un cartellino giallo alla panchina, quindi è il... Per? È il commissario che ha richiamato l'attenzione degli arbitri per ammonire la panchina per proteste, quindi probabilmente il fischio sul rigore probabilmente è stato un pelino tardivo, erano già partite proteste dalla panchina e a quel punto, già richiamata verbalmente qualche minuto fa, il delegato fa segno che occorre sanzionare la panchina con un cartellino giallo e poi comunque la fischiata era il rigore per il Cassano, quindi Federico Mazza contro Salati questa volta che va a realizzare. Ha provato la carta del secondo portiere Galluccio, ma come detto Iceman non si fa disturbare. Questa volta per lui. Questa volta sceglie un tiro potente e preciso e ne ha ancora ragione. 21-20. 10 Mazza minuti e mezzo quest'oggi 7 reti totali, di cui 5 dal dischetto su 5 tentativi, quindi... ampio il bottino, ma soprattutto dai sette metri. Poi invece per quanto riguarda il gioco è stato ben controllato dalla difesa del Rubiera. Buono l'intervento di Dorio. Attenzione, palla all'ala, Garau. Oh, mamma trova mia. Ancora una volta salta dal nulla. Angolo molto chiuso, ma sì. Trova il secondo palo. Cores si arrabbia un po' con Banca, però aveva lasciato veramente una porzione minima. Da lì Albanini giustamente copre il primo palo e bisogna dire in questo caso non è colpa di nessuno, ma è bravo Garau, perché col polso mette la palla dove non può arrivare nessuno, secondo me. Non ci sono colpevoli, c'è solo la bravura di Sebastiano Garau. 21 pari. Salvati uno contro uno. Ancora per Mazza, viene disturbato al momento del tiro, poi il raddoppio. Attenzione, rimane a terra Federico. Intanto si deve asciugare il campo, si rialza Federico. 21-21, 10 minuti e 25 secondi alla termine, ultimi 10 minuti di fuoco. Eh sì, il Rubiera ha provato a chiudere allungando il suo secondo tempo. Vabbè. Cassano ha reagito, ora siamo nuovamente in parità, quindi tutto da rifare. 21 pari, saranno decisivi gli ultimi 10 minuti. Vediamo chi avrà soprattutto più energie, perché ovviamente nel finale conta anche quello, non conta solo la tattica e la tecnica, ma conta anche capire quanto uno ne ha ancora dopo 50 minuti di gioco intenso. Salvati, scarica Lazzari, intanto si alza anche un po' di difesa della Rubiera, 5-1 un po' più profonda rispetto a prima. Ci pensa, mi sembra. Branca preferisce tornare a girare palla, tanto si riposiziona Lazzari. Oh, Salvati per Banca completamente solo. Grande assist di Salvati, perché ha fatto un gran lavoro, ha spostato tutta la difesa e poi passaggio rischioso, perché nel primo tempo abbiamo tolto il doppione così, però passaggio terzino all'opposta. Vabbè. E poi però qui abbiamo sbagliato l'intervento difensivo, tutto solo Soletto. Beh, Kabir ha veramente raccolto una palla dalla spazzatura. Attenzione perché ha preso un colpo al volto. Poi però si scontra con... c'era stato il gol rapido ancora di
del Rubiera che aveva riportato una mente in parità. Bisognerebbe guardare il replay, io adesso non ce l'ho attivo. Credo fosse il pivot che era in una posizione non da pivot, ma... Quindi l'ultima rete di Bortolotti. E poi Cassano in attacco aveva quasi perso una palla, perché questo passaggio al pivot, diciamoci la verità, non era esattamente preciso, ma Kabir, sfruttando anche un paio di deviazioni di rimpalli, è stato più lesto di tutti ad avventare su quel pallone, a guadagnarsi un 9 metri. Poi ora il colpo ricevuto deve portarsi in panchina. Bravo lui a recuperare la palla, ma paga con un colpo al volto, esce a medicarsi. Pronto a riprendere il gioco, sempre parità sul 22 pari questa volta, 8 e mezzo al termine. Non ci sbilanciamo in pronostici, mai come oggi. È dura. Si guadagna un 7 metri. Ancora Cippo con una delle sue magie. Ogni tanto ha un cambio di direzione che lo fa sparire e riapparire dalla parte opposta del difensore. Sì, lui fa come Doctor Strange, no? Passa attraverso le porte. Mazza, del tempo. Finta ancora. 100%. 100%. 6 su 6 dalla linea dei 7, micidiale. Tanto rientra anche Nicola a dare manforte alla difesa. Oleari voleva uno sfondo, ammazza. Sì. Però quantomeno va a disturbare il tiro, quindi non c'è fallo, non c'è rete. Palla recuperata, è rimasto indietro Oleari. Vediamo se il Cassano approfitta della superiorità numerica. Lo fa con Vicentin, che al pari di Garau, al braccio caldo e soprattutto il polso completamente snodato per mettere questa palla sul secondo palo. Cassano si riporta a più due, non era a più due dal terzo minuto del primo tempo. Cassano ora la difesa deve non ora calare, ridiventa fondamentale questo possesso palla per Rubiera. Deve segnare subito per rimettersi in carreggiata. Cassano deve difendere per avere una chance di allungo. Sono 7 minuti al termine. Bonassi da fuori, bello. Tarda un po' ad alzare le mani Albanini, un po' in ritardo, un po' sorpreso dalla velocità di esecuzione. Bel tiro, braccio alto, ben eseguito, bello. Ha rubato il tempo sia al difensore, non dandogli gran il gol. Tempo di intervenire e disturbarlo, e sia al portiere che era un attimino in ritardo nella posizione delle proprie braccia, ancora troppo basso sul corpo. Bravo Bonassi. Torniamo in attacco, Mazza, cambio di direzione e la mette sul primo palo, finta sul secondo, si allarga il portiere. Ma attenzione, Rubiera, Spinelli, gioca in velocità, Rubiera, ci toglie possibilità di difesa. Rubiera sta facendo fatica con la nostra difesa schierata, quindi molto spesso spinge con la seconda, come in questa occasione. Bravi, dobbiamo ripiegare meglio, bravo Rubiera. Sì, diciamo prendere il gol in contropiede e rimesso dal centro non è mai bello, è un qualcosa che può segnare anche il morale, quindi bisognerebbe cercare di evitare, però sempre una rete di vantaggio con il possesso palla per cercare di incrementarla a due. Lazzari incrocia con Salvati dentro gli Azimilovic, intanto ma chi è? Questa è forza! Azione da carambola per il Cassano, ha visto schizzare la palla verso Dorio, poi si gira e mette la palla tra traversa e testa del portiere senza che lo stesso abbia possibilità di intervenire. Qui è stata proprio un'azione di forza da parte di... E ora c'è questo attento di Girella. Una Girella meritava questa, Bravo comunque Dorio a prendere la palla, a girarsi di forza, tirare una setola pazzesca sotto la traversa. Bel gol. Tanto qualche minuto di recupero per Mazza dentro Jadimirovic in posizione di terzino. Cassano che eccola qui, la chance del più tre quando siamo giusto a 5 minuti dal termine. Sarebbe una rete importante. Lazzari uno contro uno. Ma che sfortuna. Palo e poi la palla schizza in palo laterale. Dicevamo prima era il Rubiera che aveva un credito della fortuna, che ha riscosso adesso. Qui c'era Bonassi. C'era un dubbio di passi. Spinelli risale, viene fermato. Viene firmato da Alberto Cippo. Lazzari, che aiuta a rialzare il numero 7 del Rubiera. Attenzione al tiro dei 9 metri. Altra difesa importante a 4 e mezzo dal termine.
Pagano tenta di servire più, poi ruba palla Jasmilic, fa partire Banca, gol, ed eccolo qua, massimo vantaggio Cassano a 4 minuti e 10 secondi al termine, più 3. Ma è lunga, ragazzi, ancora lunga, e vediamo, time ci out, sarà un time out chiamato da Rubiera, suo credo sì terzo cartellino verde per Luca Galluccio, che ha 4 minuti dal termine, con il Cassano che ha ribaltato l'abbrivio del match e da meno 5 si è riportato a più 3, quindi complessivamente un parziale di più 8 negli ultimi 20 minuti, e quindi deve ragionarci su e trovare nuove soluzioni. Nulla è detto, 5 minuti ancora da giocare o poco meno. Sono 3 le reti di vantaggio del Cassano. Diciamo che la svolta credo sia stata proprio la scelta da parte di coach Colez di difendere a uomo, ovviamente sul numero 5 Vaversakov Maris. Eh sì, diciamo quel cambiamento tattico, poi l'abbiamo detto molto spesso a Palamano, sono poi questi gli episodi, quella traversa che ha impedito il più 6 e poi lì è ripartita la rimonta del Cassano, credito con la fortuna che il Rubiera ha riscosso poco fa con quel palo preso da Cipo, però poi il Cassano è riuscito nuovamente a non subire rete in difesa e a segnare il massimo vantaggio più 3 a 4 minuti e pochi secondi al termine. 4 minuti al termine, 3 le reti di vantaggio per Cassano, difese fondamentali. Intanto invita Colez la panchina a sostenere i compagni in campo. Portiere per avere 6 uomini in attacco. Riuscire a segnare. Siamo sotto passivo, ovviamente. È già passivo, per cui. Jedmilovic si allarga, viene fermato in maniera ancora fallosa. Riuscire a segnare in questa situazione potrebbe essere. In faccia gliela tira, poi quindi... prova Dorio a sorprendere tutti, no, ma... era bellissimo, però gliela sì, tirata addosso, non si fa sorprendere Salati, si è protetto più che altro. Ora palla passaggio che filtra via, ora Cassano giustamente gestisce, errore da parte della Rubiera, che ovviamente avrebbe dovuto gestirla con 2 minuti calma. Al termine, 2 gol da recuperare, non poteva certo, il pivot certo. Era libero, quindi la linea di passaggio c'era, era giusto passare, è stato un errore proprio nell'esecuzione del passaggio, ma lì dovevi passare la palla col pivot, era troppo solo per non provarci. Nulla di fatto, sempre più 2 Cassano, però 1 e mezzo al termine, c'è time out Colez questa volta, 1 minuto e mezzo, eh sì, ci sta anche quest'ultimo time out per far fiatare i ragazzi, dare 2 istruzioni e bloccare così. Attendiamo intanto che termini il time out qui alla palattacca di Cassano Magnago. 1 e mezzo al termine quando Colez chiama il suo ultimo time out, ultimo della partita, perché Galluccio ha terminato i suoi qualche minuto fa. Cassano più 2, possesso palla 1 minuto e mezzo dal termine, quindi diciamo che è un po' prestino per parlare, però no, qua non bisogna, è un buon margine, ma sicuramente non è un margine di sicurezza. Infatti Colez su questa palla recuperata ha preferito giocarsi l'ultimo time out per dare indicazioni chiare e soprattutto proporrà calma ai suoi. Qua devono per forza, ovviamente non c'è necessità di segnare, quindi neanche necessità di andare al tiro. Cassano ancora 13 secondi di inferiorità numerica, quindi decide in questo momento di richiamare Albanini e mettere dentro Banca. Se il giocatore in movimento fa 13 secondi, potrà rientrare Albanini senza che nessun giocatore esca dal campo. Fondamentale tenere, quindi, palla, almeno girare. Per questi 3 secondi direi di tenere palla, almeno finché non rientra il nostro portiere. Si va alla conclusione con Dorio, e c'era il tiro libero, però troppo veloce. Volte Salati riesce a opporsi a Dorio, troppo veloce. Attenzione. Ancora Garau che continua imperterrito dal suo angolino. Vedi, adesso c'è 1 minuto, ultimo minuto di gioco. Cassano che ha fatto rientrare il secchio da un più 3 a un più 1, e ora ultimo minuto di gioco. Cassano con una rete di vantaggio,
e ora sì, diventa importante segnare, perché sarà impossibile restare in attacco così a lungo, e quindi se non si segna vorrebbe dire concedere a Sekiel possibile possesso per impattare. Palla Visentin, gol che spizzica la traversa facendoci spaventare, ma la mette dentro Giacomo Visentin. 28-26, potrebbe essere la palla che si rivelerà decisiva, però il Secchia Rubiera giustamente va all'attacco veloce, riportandosi a meno uno quando mancano 20 secondi al termine. È a uomo, per e adesso cui... chiaramente uomo tutto campo, prova a liberarsi Mazza, scarica, questa volta spizzica. Pizzica la traversa, ultima possibilità per il Rubiera. 5 secondi. Bisogna fermare quel giocatore. Lo fermano. Suona la sirena, termina. Sarà tiro franco. Ultima emozione. Sanatti è stato determinato perché è stato mandato in campo gli ultimi minuti e su 4 tiri ricevuti ne ha respinti in qualche modo 3. E quindi sicuramente ha permesso a Rubiera di riportarsi in linea di galleggiamento. Ora ultima chance per Versakov. Sì. E va fuori. E prova un pallonetto alto, quindi finisce questa emozionantissima partita dai almeno 4 volti, perché sicuramente Cassano sembrava essere partito col piglio giusto, ma si è spenta subito. Rubiera ha reagito, ha recuperato, ha girato la bimba del match tra la fine del primo tempo e l'inizio del secondo, portandosi anche a più 5, sfiorando più volte anche il più 6 con 2-3 possessi palla per portarsi a punto massimo al più 6. Cassano lì ha avuto una reazione aiutata anche dalla debandata con quella traversa che ha impedito a Rubiera di allungare. Lì è iniziata l'ennesima rimonta, ha ribaltato il match, si è riportato a sua volta avanti di 3 reti, per poi avere un po' di bacino negli ultimi 2 minuti, concedendo addirittura a Rubiera la palla del possibile pareggio in extremis. Ma a questo punto il tempo non è più sufficiente, tiro franco oltre la traversa, Cassano che vince sudando, ma possiamo dirlo anche meritatamente, 28-27, onore a Secchia perché ha effettuato una grandissima partita, avrebbe meritato anche il Secchia Rubiera di portare a casa 1-2 punti, ma questo è lo sport, questa è la pallamano. Cassano può festeggiare e Rubiera deve rimandare la gioia della vittoria ancora di una settimana, e noi vi rimandiamo invece a settimana prossima per raccontarvi altre emozioni qui dal Cerchio del Paratacca. Io saluto tutta la crew abbondante di questa sera, Severino alla telecamera, Monica alla musica sentita in sottofondo, Silvano che ci ha fornito tutti i numeri che vi abbiamo snocciolato durante questa telecronaca, Davide Bianchi come solito magico nel gestire il reparto tecnico, e Luca Basile e Cristiano Baggion vi ringraziano per l'attenzione e vi salutano con il consueto buona palamano a tutti. Ciao!